Allora, 17 ottobre, a conclusione della giornata di mobilitazione contro il vertice europeo a Torino, siamo in cavallerizza occupata con Carmen, una delle manifestanti che questa mattina è stata fermata durante le cariche della polizia in Piazza Castello. Ci racconti com'è andata? Sì, stamattina io ero sul furgone durante gli interventi dei compagni, all'ennesima carica, tra l'altro giustificata, visto che avevo davanti ai miei occhi. Si è precipitata la polizia verso il furgone imponendomi di scendere. Quando ho visto che non potevo fare altrimenti, ovviamente sono scesa. A quel punto ho preso un po' di insulti, quali i classici troia, puttana, sei zitta. Mi hanno portato dietro la piazza, mi hanno fatto sedere lì per terra insieme ad altri ragazzi, tra i quali due ragazzini, che sono stati insultati, umiliati, offesi. E in particolare uno di loro è stato messo a faccia per terra con le manette dietro la schiena e, per fortuna, chiedendo per piacere di lasciarlo stare, a un certo punto hanno deciso di caricarci sulla furgonetta e basta. Questo è quello che è successo. Sono veramente stupita di queste cariche così senza motivo, fumogeni, non vedevo neanche più niente dal vetro del furgone, stavo quasi rimanendo intossicata lì dentro poi per fortuna sono stata rilasciata e adesso sono qua. Quindi, insomma, l'atteggiamento della polizia era molto nervoso e arrogante anche, sì, non solo durante le cariche ma anche poi durante il trattamento ai fermati. Sì, esatto. Sia Digos, in particolare alcuni, e anche un celerino che si è avvicinato, che tra l'altro non c'entrava niente, giusto per il gusto di venirmi a dire troia, puttana e quant'altro. Va bene, grazie. Ciao.